Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura 93. Sono venuto su MV2 ovviamente per voi perché me l'avete chiesto. E prima di iniziare ragazzi volevo farvi vedere un pochettino cosa ho sbloccato, perché forse è uno degli unici Call of Duty che non vi ho fatto vedere. Come potete vedere nei titoli, anzi di titoli ovviamente ne ho sbloccati veramente tanti in questo gioco, perché era uno dei miei giochi preferiti. E ovviamente vi faccio vedere anche gli emblemi, che ne ho veramente tanti. Anche qui emblemi ovviamente ne ho sbloccati tantissimi, perché era proprio uno dei miei giochi preferiti, anzi uno dei miei, che rimane tuttora uno dei miei preferiti in confronto ai nuovi Ghost e Black Ops 2. Mi sono innamorato della serie grazie a questo gioco, dovete ringraziare questo gioco per cui ho iniziato a fare video su YouTube. E poi ragazzi ovviamente parliamo un attimo di un'altra cosa, che passiamo dal semplice al complesso, perché qui ovviamente su MV2 siamo sul semplice, vi faccio vedere il motivo. Come saprete, ovviamente le armi possono essere equipaggiate con vari bonus, anzi il personaggio può essere equipaggiato con vari bonus. E qui ci sono scelte di tre bonus, ragazzi. Gioco di... vabbè, c'è il primo bonus che offre Maratona Pro, gioco di prestigio, sciacallo, accessori e uomo esercito. Poi il secondo, se ovviamente sono potere d'arresto, principiante pro, inflessibile, sangue freddo e mina vagante. E bonus 3 è comando Pro, mira stabile, interferenza pro, ninja pro, rapporto e sopravvivenza. Cosa dire, cosa c'è di differente in confronto a Ghost, in confronto a Black Ops 2, comunque sia in confronto agli ultimi COD che sono nati in questi ultimi 2 anni? Ragazzi, qui c'è la scelta esclusiva di 3 bonus, non come su Ghost che ne potete mettere 7 eliminando ad esempio la secondaria arma, o la mina Claymore o le granate. Qui è possibile equipaggiare il personaggio con sole 3 abilità, e questo rendeva il gioco ovviamente molto più equilibrato in confronto a com'è Ghost, che è veramente squilibratissimo, cioè è veramente rovinato il gioco, perché c'è gente che veramente si mette a camperare negli angoli con delle capacità, magari con dei bonus assurdi, e gente invece come me che si mette a girare per tutta la mappa per trovare un Cristo di avversario. E ovviamente muore perché ci trova sempre queste merde negli angolini, negli angoli più infidi. Queste sono le differenze principali tra un MV2 e un Ghost, perché MV2, come vi ho detto, ha 3 specialità e basta. Ghost ha 8.000 specialità. E secondo me è questo che rovina il gioco, a mio parere. E poi ovviamente ci sono i giocatori. Comunque sì, ragazzi, partiamo subito, andiamo ovviamente con una partitella, facciamoci un bel tutti contro tutti. Eccoci ragazzi, bellissimo, era finita la partita, giustamente mi fa entrare nelle partite finite. Qui non so se vi ricordate, ma ci sono ancora gli host, quindi giocate ostati da uno dei giocatori, che è sicuramente il primo, perché il primo vede tutto perfetto, ve lo dico. Caracchi, che figata ragazzi. Allora, come stavo dicendo, le mie classi sono l'ACR, che è l'arma forse overpower di questo gioco. Poi Puffarolera per fare delle sfide da prendere per il culo. Demolizione, che è veramente questa cazzutissima di arma. Infatti adesso me la preparo, che non mi ricordo neanche come si preparano le armi. Cazzo. TAR 21, mirino laser, urbano. Ok ragazzi, partiamo subito ovviamente. Eccoci ragazzi, siamo su iRise, come cazzo volete chiamarlo. Tutti contro Allora, tutti. prendiamo ovviamente il nostro ACR. Allora, sicuramente me ne sbucherà uno alla mia sinistra e uno davanti a me. No, che strano. Eccolo qui, Nero certo. Che lag, se lo vedete anche il lag ci sono già. Allora, qui ne sbucherà fuori uno, ne sento uno dietro di me. Muori, stro. Muori anche tu. Stronzo. Ma vaffanculo, sono forti questi cecchini, ragazzi. In questo gioco veramente sono overpower. Ma Attenti, se qua un nemico riuscissi... in Ok, arrivo. già UAV nemico. Oh, muori, cazzo. Qui dentro. Credici, stronzo. Secondo te non mi proteggo? Che cazzo, non muore la gente. Allora, c'è uno lì su, quindi andiamo a ucciderlo, va. No! La coltellata che mi mancava, quella di Call of Duty, MV. La coltellata con super comando. Minchia, non mi dire che ti stai camperando. Mi tocca prendere l'intervento. Stronzo. Spacca! Col cazzo che mi becchi, stronzo. Dai! Con il
Grande. Grande, vai. C'è uno qui? Strano che non ci sia. Oh, tranquilli, non sparatemi. Guava attivo. Ok, vai, 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 torna indietro. Uova nemico individuato, ma dai. È pieno di uova da ogni parte. Almeno qui non è come il SATCOM che dovete poggiarlo a terra. Beh, ci sono cose che potrebbero migliorare questo cazzo di Call of Duty, porca Eva. Col cazzo, però non mi ammazzo, tranquillo. Io giro qui, ovviamente, basta girare in questa cazzo. No, porca Eva. 10-5, ragazzi. Muori con me. Anzi no, muori da solo e basta. Piazzate una bella claymore qui. Ve ne andate dall'altra, dalla parte opposta, ovviamente. E poi ricomparite qui. Perché l'avversario, ovviamente, ricomparirà qui per farvi compagnia. Invece che stranamente. Oh, che cazzo, chi cazzo mi sta sparando? Ok, non c'è nessuno, quindi sarà sicuramente qui. No, non c'è. Stranamente, non c'è l'avversario. Ok, allora, nessuno, nessuno. Non posso neanche uscire, ragazzi, perché ci sono troppi cecchini in giro. Olè, fuori dal cazzo. Vedete, questa è la cosa brutta di sto gioco. Che se voi uscite poco a poco, venite a fare un giretto. È qui l'avversario. No. Shot bitch, stronzo. Mi viene da cliccare il tasto centrale, ragazzi. Non so ancora il motivo. Però mi viene da cliccare quel cazzo di tasto. Non so come ho fatto a beccarlo, ragazzi, ma l'ho beccato. Ce n'è uno qui? No, non ce n'è nessuno. Dovete stare sempre dentro questi cazzo di edifici. Perché è una cosa orribile uscire. Ve lo dico per esperienza. Perché sono tutti gli avversari fuori. Se non ci fossero gli avversari fuori, ragazzi, potreste anche andarvene in giro. Quindi questo cazzo di intervention. Vabbè, il mio colpo non uccide, il suo colpo sì. Ok, sono lì. Esci. Sono qui. Oh, tranquilli. Ma vaffanculo! Ma guarda te sta merda! Attenti, wow, nemico individuato. Ah, guarda te che non muori! Minchia cecchini! Ma da ogni parte sti cazzo di cecchini! Porca Eva! Dai, ma porca troia sti cecchini! Dai! Ma che cazzo, ma come minchia giocano sti cazzo di cecchini? Sono tutti messi in un cristo di angolino! Dai! C'è uno qui vicino che mi sta seguendo. C'è uno qui, guardate. La coltellata farlocca, meno male che ci sei tu. Mamma mia, ancora la coltellata farlocca e le lagate farlocche anche queste. Allora, sono mezzo morto. Ok, ho già recuperato la mia forma. È qui l'avversario? No, è qui. Ma muori. Ah. Headshot bitch, stronzo, vaffanculo. Headshot bitch. Va a cagare ancora tu, coglione. Non mi compare qui. No, vai via, 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 via. Vai, vai, perfetto, piazzata la claymore. Approvvigionamenti per il nemico in arrivo. Grande, zio Curre, li ha uccisi tutti e tre. Una sola, ragazzi, una sola me ne manca e ho vinto. No, e questo dove ne è apparso? Dai, spawnano fianco a me. E uno qui, guarda. Bella. Questa coltellata mi è piaciuta, ragazzi. La coltellata che mi abbassa lo sguardo. Ah, perché mi devo inchinare all'avversario. Mi ha visto, bastardo. No, non mi ha visto invece, che stronzo. Il vostro Curre vince. Il vostro Curre vince, cazzo, sì.
Vaffanculo. Siamo i più forti ancora su MV2. Queste accoltellate qui, sembra di accoltellare l'aria, invece che uscire il sangue dall'avversario, escono i big money, anzi i big money. Perfetto ragazzi, mi accontento di questa partita, perché è veramente un gioco fantastico, a mio parere, questo qua. Questo qua è uno dei giochi più belli, più semplici, che avesse mai creato COD, o comunque sia l'Infinity Ward, o Activision, come vogliamo chiamarlo. Sono veramente contento perché questo gioco è veramente cazzuto e pensate che ci gioca ancora tantissima gente. Per farvi capire il livello che hanno gli altri titoli come Black Ops 2, Ghost, Call of Duty Black Ops, MV3. Questo è uno dei titoli che è ancora rimasto in piedi in tutto questo tempo e mi fa veramente piacere di poter, poter ogni tanto giocare un'altra partitella e magari tutti contro tutti, deathmatch, eccetera. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a iscrivervi, commentare, mettere mi piace se ovviamente l'avete apprezzato. Se ne volete altre, ditemelo pure, ci sono sempre e sono sempre disponibile per voi. E noi ci vediamo alla prossima, quindi bella raga!